Beh, ragazzi, vi ricordate tutto quello schifo che c'era in questa stanza? Beh, adesso sentirete anche parecchio eco. Pronti? Voilà! Praticamente tutto vuoto. Ho già sostituito la luce, eccola qui, in modo tale da avere più luce anche per lavorare qui dentro, per mettere a posto il tutto. E quello che abbiamo fatto quindi è stato rimuovere tutto lo schifo che c'era, buttare tutto quello che c'era da buttare, vendere o regalare quello che c'era da regalare, e siamo pronti per lo step successivo. Come sempre mi dimentico di una cosa, ma è fondamentale, prima di iniziare con questo video, spazio allo sponsor. Se sei alla ricerca di una licenza per Windows 11 oppure stai cercando una licenza per Office, così per i tuoi lavori e spendere veramente poco, Ukis fa sicuramente al caso tuo. Qualora dovessi poi utilizzare il mio codice sconto GH20 durante la fase di acquisto, risparmierai ben il 20% su tutti gli acquisti. Il sito è molto semplice da utilizzare, una volta che vi sarete iscritti e una volta che avrete fatto l'acquisto, troverete le chiavi all'interno della vostra dashboard. Andate a copiare il codice di riferimento, ad esempio quello di Windows, e poi procedete andando nel pannello di controllo, seguendo la procedura di attivazione di Windows. Incollate il codice che vi viene assegnato e il gioco è fatto. Lo può fare veramente chiunque. Vi ricordo nuovamente il codice sconto GH20 per il 20% di sconto. Tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Come avevo già fatto vedere, avevamo avuto questo problema di infiltrazioni anni fa, sistemato e tutto, però aveva creato un bel danno anche qui. Qui c'erano comunque tutte le parti in legno che abbiamo tolto. Idem da questa parte. Ora abbiamo fatto una bella bonifica a tutti i muri, asciugati, insomma sono già belli pronti per essere intonacati, cosa che noi non sappiamo fare, di conseguenza faremo fare a dei professionisti. Qualcuno ce l'ha chiesto, quindi vi rispondo, là in fondo c'è la parte della cantina, con vini, cose del genere, insomma la parte più rurale della zona. E niente, praticamente qua metteremo una bella porta, dobbiamo ancora decidere quale, e poi vi faremo vedere passo passo, quando avranno finito anche tutti i lavori di intonaco, come andremo a strutturare questo studio, perché abbiamo un bel po' di idee, molto confuse per ora, quindi dovremo pensare bene bene a che cosa fare, ma ve lo faremo vedere. Ah, PS, sì, il camino che è qui dietro, lo teniamo ovviamente, vedremo in futuro di farne uno magari di quelli chiusi elettrici, neanche reali, neanche con pellet o quant'altro, solo estetico, che comunque scalda, ma niente di particolare, in modo da sfruttare comunque la struttura del camino, chiuderlo, renderlo una sorta di stufa elettrica, così almeno manteniamo un po' lo stile. Molto probabilmente lo dipingeremo di bianco, così per dare un po' più luminosità a una stanza del genere, che è un po' più bassa del solito. E niente, ci vediamo domani con i lavori ultimati. E ragazzi, abbiamo finito. Tutto bello stuccato, no, intonacato a dovere, però dobbiamo aspettare solo che asciughi, che quindi diventi bello grigio chiaro, come vedete lì in basso, ci vorrà una settimanella circa. Mamma mia, sta luce mi sta facendo diventare luminosissimo. E niente, quindi poi si partirà a fare cosa? A imbiancare. E poi dopo vi faremo vedere tutto quello che abbiamo scelto, perché in realtà siamo ancora un po' indecisi su alcune cose. Però voi lo vedrete subito, quindi a tra poco. Buongiorno! Buondì, come vedete siamo in una tenuta terrificante, perché? Perché siamo pronti a iniziare, sentirete un eco altrettanto terrificante. Però, prima cosa, scocciare le cose che non dobbiamo verniciare e poi cominciamo a dare la prima mano di bianco a tutto e poi vedrete il resto. Sorpresa! Bello zozzo di vernice, però come vedete abbiamo finito di dare la prima mano a tutto, anche al camino che abbiamo scelto di colorare di bianco, poi vedrete come Federica ha deciso di finirlo. Scusate l'eco, ma ce n'è tanto con questa stanza vuota. Ora do la seconda mano perché è già bello che è asciugato e poi domani continueremo con il colore e tante altre cose. Stanchissimo, assolutamente stanchissimo, ma i primi 2 giorni di lavoro sono andati abbastanza bene. Vi faccio vedere il perché del colore che avete visto prima. Voilà! Non poteva mancarci il colore nella stanza, quindi abbiamo iniziato a realizzare il tutto. Manca ovviamente ancora la seconda mano e poi passeremo a fare il pavimento. Cosa che non ho mai fatto in vita mia, ma ci proverò. Quindi ora vado a comprare subito tutto il materiale necessario, poi mettiamo a posto tutto questo grande casino
e ovviamente proviamo a mettere giù il pavimento. Vediamo come va. Nelle immagini di prima avete visto sicuramente questa facciata così fatta malissimo, ma praticamente non abbiamo voluto sprecare vernice visto che dobbiamo fare anche la seconda mano, perché tanto qui andranno dei pannelli fonoassorbenti, quindi copriranno il tutto ed era inutile dipingere, o meglio imbiancare, qualsiasi cosa. Tra l'altro qui stiamo facendo anche questo, ovvero il termosifone, lo stiamo colorando più o meno del colore del muro, poi bisogna rifinire tutto intorno. Coloreremo anche questa piccola mensolina, perché così è bruttissima, e infine il camino abbiamo deciso di mantenerlo bianco e quindi siamo contenti così. Eccoci qui, siamo tornati appunto giù nella cantina che sarà qui nel nostro studio. Vi abbiamo lasciato praticamente quando abbiamo verniciato tutto, quindi tutte le pareti di questo meravigliosissimo colore, il mio bellissimo termosifone, tutto bellissimo, coloratamente bellissimo. E adesso siamo praticamente qui dove stiamo per montare la prima parte di pavimento, che è di questo bellissimo color rovere, giusto regia? Giusto. Esatto. Quindi niente, adesso siamo praticamente in attesa che si asciughi per bene tutto e soprattutto il pavimento, diciamo, che prenda anche un pochino aria, perché non si può montare subito questa tipologia di pavimento, bisogna un attimino aspettare tipo quelle 24 ore, giusto regia, anche qui? 24. Esatto. Quindi niente, adesso parla Ghela perché non so cos'altro dire. Vabbè, questa parete ve l'ho già fatta vedere prima, come sapete bene non è ovviamente un modello molto scuro, non è ovviamente sbagliata, ma ci metteremo i pannelli fonoassorbenti, stavo dicendo fotovoltaici un'altra volta. Esatto, e qui invece ovviamente come da progetto andremo a mettere le nostre meravigliose scrivanie. Faremo un'unica scrivania e non lo so, forse sopra lì il camino andremo a mettere anche qualche lucina LED, perché sicuramente qua va fatto qualcosa. Lì dove avremo le scrivanie ovviamente ci sarà ancora la televisione, ci saranno un po' tutte le impostazioni varie, mentre in questo angolo, che dove ci saranno i pannelli fonoassorbenti, avremo, diciamo, l'angolo streaming. Esatto, diciamo l'angolo podcasting per YouTube prevalentemente, perché alla fine le live, quelle sulla piattaforma Viala, quindi su Twitch, le porteremo dalle nostre ovviamente scrivanie. Lì serve appunto un tavolo per magari fare le riprese dei prodotti, un tavolo comunque serve sempre, un piano d'appoggio totalmente vuoto, quindi quell'angolo si presta molto bene, ecco. Sì, ci sarà da fare anche un bel lavoro di luci, come vedete abbiamo solo questa, infatti le riprese non saranno stupende, ma qui ovviamente dove c'è attualmente il calorifero ci sarà anche un bel divano, quello che avete già visto di sopra, perché ovviamente ricicliamo il riciclabile. E poi cos'altro? Ah sì, il camino. Il bellissimo camino che, come possiamo vedere regia, è stato dipinto totalmente a mano dalla sottoscritta e totalmente bianco. Avevamo in mente di fare anche le fughe di colore scuro, ma ragazzi è uno sbatti assurdo. E per ora dobbiamo anche vedere se effettivamente la vernice tiene bene, perché essendo comunque un mattone molto molto poroso non vorrei che appunto si vada tipo a staccare, quindi prima di fare qualsiasi tipo di sbattimento, ecco, vediamo un pochino come si comporta adesso così. Comunque molto bello, dà una resa veramente molto minimalista, ecco. Confermi? Confermo. Questo è il pavimento, l'avete visto là, però siamo andati a prenderlo ieri a Leroy Merlin, non so come si dica, Leroy Merlin credo. È veramente carino e quindi niente, oggi dovrò finire tutto il pavimento, ricoprirlo con questo sottopavimento. E poi vediamo un po' cosa succede. Qui, come vedete, se la regia mi sta riprendendo nel frammentre, c'è uno spazio vuoto, ma ovviamente ci sarà una porta, perché poi dall'altra parte c'è tutto il resto della cantina che è meglio non far vedere, soprattutto per non far entrare anche elementi vivi che io non voglio minimamente vedere. Quindi ci sarà una bellissima porta grezza che andremo anche a dipingere noi dello stesso colore della parete, così appunto non si va a creare un bruttissimo contrasto netto agli occhi e anche a livello estetico, diciamo, sarà molto molto più appagante. Come vedete invece qui abbiamo una finestra orribile, però quello che faremo sarà dipingerla tutta di bianco in modo tale da farla letteralmente sparire e non si vedrà. Avevamo pensato anche di cambiare il vetro, ma è un casino, quindi un giorno magari cambieremo l'infisso, per ora non vale la pena. Ah, e ovviamente, a parte le scrivanie, quindi mantenere, diciamo, lo stesso identico setup che abbiamo anche nella parte sopra, tutta la parte in alto verrà arricchita con le strisce LED, esattamente come ce l'abbiamo sopra, perché a noi ci piacciono ed essendo anche il soffitto più basso, secondo me sarà anche molto 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 più bello. E nel mentre che sentite gente tagliare l'erba fuori in giardino, beh, vi salutiamo quindi al prossimo appuntamento per lo studio, che sarà con l'arredamento. Quindi sarà tanto da farvi vedere. Finora abbiamo speso
così per dare un'indicazione, visto che comunque ce l'avano chiesto, intorno ai 2000 euro più o meno, tra intonaco, vernici, pavimento. Ce l'ha andata anche bene, devo dire la verità. Sì, perché comunque alcuni prodotti, soprattutto il pavimento, erano in super super mega offerte, quindi diciamo che abbiamo colto la palla al balzo, fortunatamente anche del colore che noi volevamo, quindi siamo stati veramente molto molto fortunati. E noi quindi ci vediamo col prossimo video. Esatto. Ciao, mettete like ovviamente, ciao!